Non è facile decisamente, ma ce la mettiamo tutta. Veramente grazie, grazie proprio di cuore. Con queste parole che Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari della San Donato da mesi in prima linea nella lotta contro il Covid. L'artista lo ha fatto con una videochiamata all'amico veterinario Alberto Brandi, ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale cittadino a causa del Covid-19. È stato un momento di condivisione, di gioia fra tutti. Sai, Lorenzo è uno che come dire, riesce a scatenare le forze buone, secondo me, delle persone, sa sempre parlare al cuore. Anche gli infermieri e i medici del San Donato hanno voluto poi omaggiare il cantante, mostrando con orgoglio alcune frasi delle sue canzoni scritte sulle tute d'ordinanza. Hanno scritto tutte le tue frasi sulle tute. Lo scopo della telefonata è stato di coinvolgere anche il personale, che sono tutti giovani, per cui sono tutti suoi fans, e quindi era quello. E loro, anzi, hanno ringraziato me, nel senso che io ho permesso di in qualche modo di entrare in contatto con lui. Alberto Brandi, come in una sorta di diario di bordo, negli ultimi giorni ha voluto raccontare l'incubo Covid tramite il suo profilo Facebook, senza mai perdere la sua innata ironia. La situazione per il veterinario è infatti precipitata in soli 3 giorni, prima la febbre alta, poi il ricovero, le cure, le sofferenze ed il casco che adesso finalmente ha potuto togliere. I primi 3 giorni sono stati da incubo. Non respiri, c'hai questa tosse che ti soffoca e che cioè una sensazione che se uno non l'ha provata è difficile anche descriverla. Però fortunatamente ho risposto bene a questa terapia subintensiva e quindi mi sono dopo 3 giorni, insomma, sono uscito fuori da questo incubo. Al ringraziamento ai sanitari di Giovanotti così si aggiunge adesso anche quello di Alberto Brandi, non senza commozione. Sono stati eccezionali. Veramente, abbiamo una bella sanità. Possiamo stare tranquilli da quel punto di vista.